Ciao a tutti, come purtroppo sappiamo le nostre MTB tendono a usurarsi parecchio, non è vero Lazzarini? È molto vero, sì. E quindi ogni tanto c'è bisogno di una manutenzione, cosa che io quest'estate non ho fatto. Notiamo che la gomma posteriore è davvero oltre il limite del possibile, cioè non c'è più niente. Pastiglie finite, ammortizzatore finito, cuscinetti tutti che criccano finito, altri 1300 problemi che dovrò andare a risolvere. Ho già ordinato tutti i pezzi che servono, però mi sono chiesto quanto tempo posso guadagnare se tutti i pezzi sono messi bene rispetto alla condizione attuale. Siamo a premi il cuore, ci andiamo a fare un pistino e proviamo a vedere i tempi. Poi torno a casa, monto tutto, perderò un sacco di tempo a lavorare sulla bici, torno, rifaccio un altro tempo e vediamo quanto ho guadagnato. Sicuramente guadagnerò. Le due prove verranno svolte alla stessa pressione, quindi gomma anteriore 1,58 e invece dietro 1,7 dietro. Dopo un'ora di salita siamo finalmente arrivati in cima. Posso notare che qua il terreno è abbastanza umido, ha piovuto stanotte, spero che non influenzi troppo. Facciamo partire Strava. 3, 2, 1, si parte. Oh, ecco la ruota dietro, già non mi tiene nulla, devo rallentare tanto. Oh. Ah no, oddio, non mi fermo. No, una follia, oddio. Non pensavo veramente che avesse così poco. Ok, finito. Finito. Vediamo un po'. Vi garantisco che veramente non ce n'era. Cioè, mancano tutti i tasselli, non c'è più nulla. Guarda che roba. Però per il resto non si è comportata neanche troppo male. Sarà che col bagnato comunque il terreno è più morbido e quindi anche l'ammortizzatore che non è revisionato assorbe bene comunque alla fine la bici. Non vedo l'ora di provarla tutta messa a lucido, nuova, e vediamo le differenze. Intanto, New Pistino 2023, 5,08. Adesso vado a casa e lavoro. Olè! Siamo magicamente nel mio garage. Prima cosa, laviamo la bici che è tutta sporca. Uno, zoom! Guarda qua com'è bella pulita. Ma poi questi colori, cioè, ma che roba che ho combinato. L'uomo più famoso d'Italia. Quanto manca? Sì, 4 giorni e me lo tolgono. Comunque, camera, unboxing. Gomma da DH, nuova DHR Maxxis, fantastica. Parlando di gomme, due Pirelli. Ho già capito aspetta, cosa vuoi dire. Due Pirelli tagliate e un Assegai. Tutte queste tre sono nuove di pacca. Solo che sono tagliate, quindi se non usate il tubeless e usate la camera d'aria, ho 3 gomme nuove da regalarvi. Scrivetemi, ve le regalo. Di bocca bravo. Torniamo a noi. Che ho comprato così tanta roba che non ti ricordi neanche cosa c'è. Muy fragile. Va bene, dai. Vabbè, ma c'è scritto muy fragile. Ma che è l'olio. È l'olio muy fragile. L'olio dell'ammortizzatore. Poi. Meglio queste 4 paia di pastiglie Brenta. Qui volevo vedere cosa c'era nella scatola, però dovevo rifare l'unboxing. Ho messo lo scotch di carta. Incredibile. Quindi aperta la scatola.
Allora. Sei più finto dell'ottone. Nastro tubeless. Lattice. Kit revisione dell'ammo. Questo per tenere pulito il casco, questo per tenere pulita la bici. Questo per tenere pulito me. Questo, dai, capito, mi ha chiamato per lavorare con il disabile. Faccio vedere come sono diventato bravo a togliere le ruote. 2, 1, via. Ah, mi scalda. Sì, sì. I miei vicini alle 9 di sera saranno contenti di sentire questo suono pacato che li fa addormentare. Penso che da 29. Questa roba. Vediamo che regga. Ah, facciamo i freni. Allora, prima cosa, puliamo le pinze, le col brake cleaner. Anche questo era libero. Ecco, questo qui era quello che ha fatto un po' più il ciocco. Allora, pastiglie nuove. E 2 lavori su 3 li abbiamo portati a casa. Adesso c'è quello più complesso. Feeling, I can stop feeling. L'unico tutorial che c'è su YouTube. Czasowo robione przeze mnie dampery. Non so che lingua sia. Di Mildele. Upruniec. Ten przepływ powietrza z pomiędzy manometrem. Parakadabra. Beh, è nero, è nero. Ho fatto dei casini da... Allora, ti faccio vedere la chiave con cui la chiave che ha utilizzato lui per tutte le operazioni. Tutte le operazioni. Siamo partiti alle 9 più o meno, sono 11:11. Ho letto 11:11, ma sono le 23. E 23. Le 11. Ho capito, dai, non lavoro. C'è scritto 200, mamma mia. Piano che gonfi. Ah, è 200. Un altro... 23:45. 11. L'ammortizzatore è pronto. Non sembra possibile. Andiamo a montarlo sulla bici. Il cambio era leggermente svitato l'ultima volta. Infatti cambiava male. Mettiamo la Loctite sulla terra. Dai, questo è proprio un lavoro fradicio. Metti anche nella molla del cambio, beppa. E per quelli che dicono che le puleggie verniciate vanno male, io vi garantisco che questo Gix ha un anno. Che avete ragione. Hanno un anno di vita e ancora cambia da Dio. Non è migliorato esponenzialmente. No. Io cosa, la voglio usare così. Proprio così. Bella. Casa di H. Esplode la centrale. Tocca di revisionarlo adesso. Finito. Vediamo che tempo riuscirò a fare con questa bici così nuova. Finalmente l'ho finita. Si parte. Dopo 3 mesi di tempo, torniamo a premere il cuore a fare sto test. Che puffi. Come l'altra volta, gonfiamo a dietro 1,7. Cavolo, il manometro che non va più. Oh, è andato. Pressioni, ci siamo. Uguali identiche l'altra volta. Adesso mi vesto. Andiamo! Dopo una pedalata infinita, l'altra volta era bagnato, questa volta c'è un vento incredibile. È un test veramente da prendere, così. Proviamo. Iniziamo. Yo! Telecamera in testa, accendete i motori, si parte! Sono una saetta. Ehi, saetta, sei pronto? Oh sì, saetta è pronto. We'll be right back.
Non ci credo. Ultima curva. Non ci posso credere. Oddio. Ok, stavolta ci ho messo 4,54, ho fatto il com. Nonostante ho trovato l'albero piantato, era la prima discesa, ero abbastanza legnoso. La bici è andata molto molto bene. Gomma, c'è la differenza più grande. Pastiglia, un mordente veramente buono, questo qui che ho montato. Gomma dietro tenuta pazzesca rispetto alla slick che avevo prima. Ammortizzatore risponde bene, anche se comunque l'altra volta, essendo bagnato, sembrava quasi che assorbisse meglio. G, cambia. Contiamo gli attacchi. Perché i flat per la discesa non sono il massimo. Cioè, è bello, bellissimo. Ti senti un freerider. Ma non fai la metà. Ma non funziona. Il giorno seguente sono venuto a Cesane, faccio questo ripido, arrivo qui, sento ciac! E una botta che dico, madonna, è esploso un petardo, anche un odore strano. Vado a vedere l'ammortizzatore. Oh no! La cosa migliore è farci la revisione da soli, perché ci spende meno, non è molto difficile e come vedete il lavoro viene molto bene. Dopo i risultati penso che la farò anch'io, pagando Pench, tanto sì, spendo molto meno. Non fate i salti con la bicicletta. Finito!